Incidente stradale ieri mattina lungo la A2 nei pressi dello svincolo di Atena Lucana, Salerno. Un furgoncino con a bordo 7 persone di Paternò, tra cui una bambina di 4 mesi, per cause ancora da chiarire è finito fuori strada. Nel forte impatto a perdere la vita è stata una donna di 78 anni, Maria Leonardi. La piccola di 4 mesi invece sta meglio ed è stata già dimessa. I violenti nubifragi del fine settimana hanno messo in pericolo altre vite umane. Un camionista di Paternò ha salvato due bambini e il nonno intrappolati in auto. A Paternò è nata una nuova realtà per il territorio. Si tratta dell'Atelier Solidale, frutto di una sinergia tra associazioni, scuole e amministrazione. Presente in occasione di questo momento così importante anche una troupe della RAI per far conoscere ad ampio raggio questa nuova realtà. Il servizio partirà mercoledì 27. L'acquedotto romano di Catania, questo è il titolo dell'importante incontro tenutosi lo scorso sabato pomeriggio presso la biblioteca comunale Giovan Battista Nicolosi, con il quale la FIDAPA, sezione di Paternò, ha inaugurato il proprio anno sociale. A Paternò è eletto questa mattina il baby sindaco metropolitano, si tratta di Bianca Di Stefano, del terzo circolo didattico. Riconoscimento alla memoria vittime del dovere. Questa è la conferenza che si è svolta oggi pomeriggio ad Adrano, organizzata dalla scuola delle tre età e dalla Proloco. Ad Adrano oggi al via i lavori di consolidamento strutturale della chiesa di San Pietro, chiusa da oltre un anno per i danni subiti dal terremoto. A finanziare i lavori con un importo di 340.000 euro è stata la Conferenza Episcopale Italiana. La chiesa riaprirà al culto a luglio del 2020. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che questa sera apriamo parlando di cronaca nera. Incidente stradale ieri mattina lungo la A2 nei pressi dello svincolo di Atena Lucana, Salerno. Un furgoncino con a bordo 7 persone di Paternò, tra cui una bambina di 4 mesi, per cause ancora da chiarire è finito fuori strada. Nel forte impatto purtroppo a perdere la vita è stata una donna di 78 anni, Maria Leonardi. La piccola di 4 mesi sta meglio ed è stata già dimessa. Tutti i dettagli nel primo dei nostri servizi. Incidente stradale ieri mattina lungo la A2 nei pressi dello svincolo di Atena Lucana, Salerno. Un furgoncino con a bordo 7 persone di Paternò, tra cui una bambina di 4 mesi, per cause ancora in fase di accertamenti, è finito fuori strada. Nel forte impatto a perdere la vita purtroppo è stata una donna di 78 anni, Maria Leonardi. Secondo le prime ricostruzioni il gruppo era diretto verso Roma per partecipare ad una laurea. Presente all'interno del furgoncino al momento dell'impatto anche la ragazza che avrebbe dovuto laurearsi oggi. Per estrarre la donna rimasta vittima dell'incidente, ovvero Maria Leonardi, dal veicolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina diretti dal capo reparto Luigi Morello. Gli altri 6 feriti invece sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso l'ospedale Luigi Curto di Polla. Intervenuti sul posto anche gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina, oltre al personale dell'ANAS. Per il recupero del furgoncino è stato necessario far intervenire un autogru proveniente dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. La piccola, trasferita in un primo momento presso l'ospedale Santo Bono di Napoli a causa di un trauma cranico, si sarebbe già ripresa e sarebbe stata già dimessa. Mentre gli altri feriti, i quali non avrebbero riportato ferite gravi, sarebbero attualmente ricoverati ancora al Curto di Polla. I violenti nubifragi del fine settimana hanno messo in pericolo altre vittime umane. Un camionista di Paternò ha salvato due bambini e il nonno rimasti intrappolati all'interno della propria auto. Ancora un salvataggio, ancora un uomo che ha portato in salvo delle vite umane. In questo caso si è trattato di un nonno e di due suoi nipoti rimasti intrappolati da un'ondata di acqua e fango determinata dall'esondazione di un torrente nei pressi della stazione di Raddusa dopo le violenti piogge del fine settimana. Il protagonista di questa storia è il signor Antonino Lacava, anche lui paternese, anche lui camionista come Danilo Tomasello. Il trentenne che 3 settimane fa ha salvato la vita di un intero nucleo familiare, il padre e 3 figli di Aidone. Come si vede nel video del signor Lacava, che ci è stato inviato da una nostra telespettatrice, si vede un'auto, una Fiat di colore grigio, ferma in mezzo ad un vero e proprio pantano composto da acqua e fango. Il salvatore, a bordo di un camion, si ferma dietro la vettura quando improvvisamente dal finestrino posteriore del mezzo si vede un bambino affacciarsi.
L'uomo a questo punto ha affiancato l'auto, agli occupanti dell'auto ha detto come muoversi per portarli in salvo. Un primo bambino è salito sul tettuccio del mezzo, poi ha fatto uscire anche il secondo bambino dal finestrino, il più piccolo, che si intravede mentre in auto, con una smorfia di pianto sul volto, guarda l'autotrasportatore terrorizzato. Per lui la salvezza con il bambino fatto salire subito sul camion. Quindi ha portato sul camion anche il bambino che era intanto salito sul tettuccio della vettura e da qui il salvataggio del nonno. Anche al signor Lacava un plauso per il grande cuore dimostrato. A Paternò è nata una nuova realtà per il territorio. Si tratta dell'atelier solidale, frutto di una sinergia tra associazioni, scuole e amministrazione. Presente in occasione di questo momento così importante anche una troupe della RAI per far conoscere ad ampio raggio questa nuova realtà. Il servizio partirà mercoledì 27 novembre. A Paternò è nata una nuova realtà per il territorio. Si tratta dell'Atelier Solidale, frutto di una sinergia tra associazioni, scuole e amministrazione. Il servizio sarà gestito in modo gratuito e permanente dai volontari messi a disposizione dalle associazioni aderenti all'iniziativa e sarà portato avanti anche grazie alla collaborazione con i servizi sociali. Il taglio del nastro è avvenuto lo scorso sabato mattina presso i locali adiacenti agli uffici della Polizia Municipale, Parco del Sole 5. Presente in occasione di questo momento così importante anche una troupe della RAI per far conoscere ad ampio raggio questa nuova realtà. Finalmente, dopo tanto tempo, consegniamo alla città di Paternò una gran bella realtà che ci consentirà di sostenere le tantissime famiglie in difficoltà che la nostra comunità purtroppo accoglie, del frutto della sinergia tra le scuole, le associazioni e l'amministrazione, e speriamo che davvero possa dare sollievo a queste tante famiglie. Il suo funzionamento è piuttosto semplice: noi in questo momento apriremo 2 volte alla settimana, il servizio sarà assicurato dalle associazioni che hanno aderito all'iniziativa Natale Bambino, come ogni anno. Queste associazioni presteranno il loro servizio gratuitamente, le famiglie che hanno bisogno di qualcosa si potranno rivolgere serenamente all'atelier e a quel punto si attiverà una rete che sosterrà appunto i bisogni di queste famiglie. Il via è previsto per mercoledì 27. Sì, il via è previsto dopodomani, praticamente inizieranno Mamme in Comune. È il primo comitato, insomma, a prendersi cura dell'atelier, poi sarà il turno, insomma, sabato di un'altra associazione. Abbiamo il contributo degli scout, delle altre associazioni attive nel nostro territorio, sempre col principio che facendo un po' ciascuno riusciamo ad ottenere grandi obiettivi. Questo, insomma, era il leitmotiv di Natale Bambino ed anche dell'atelier solidale, cioè grandi risultati si ottengono laddove c'è il coinvolgimento di tutta la comunità. Altrimenti la singola associazione non avrebbe mai avuto la forza per sostenere un progetto così ambizioso e così importante. Quindi entriamo nell'ottica che per raggiungere grandi risultati è assolutamente necessaria l'unione e la sinergia delle associazioni, delle scuole, dell'amministrazione, ognuno per le proprie competenze. Vogliamo spiegare come sarà possibile dare il proprio contributo? Allora, intanto in questi giorni ci stanno contattando tantissime famiglie che vogliono dare il contributo, il loro contributo, portando degli indumenti nuovi o quasi nuovi. Il punto non è solo questo: noi in questo momento servono delle persone a cui dare le cose, cioè il problema è esattamente l'opposto. Per carità, non è che noi non vogliamo prendere gli indumenti, però capite bene che se noi prendessimo nel giro di tutti gli indumenti, nel giro di un paio di giorni, avremmo praticamente l'atelier completamente strapieno. E questo non è nelle nostre intenzioni, perché abbiamo voluto dare dignità a questo servizio, tant'è che se voi guardate l'atelier è una sorta di negozio a tutti gli effetti. Quindi in questo momento bisogna il contributo che si può dare è intanto intercettare le famiglie, i soggetti che hanno bisogno di qualcosa e comunicarlo all'atelier. Ma lì c'è il cuore dei paternesi, è una sinergia importante con tantissime associazioni. Devo dire che sono felice per questo risultato. Già stanno arrivando tantissime telefonate e dobbiamo continuare su questa strada. A Paternò già abbiamo inaugurato l'ambulatorio solidale, grazie alla sinergia con un'altra associazione, con i Lions, e ora questo risultato che nasce da un'attività che si è fatta nel nostro Natale. Nel Natale scorso è nata questa idea ed è stata realizzata. Dico a tutti, e lo continuerò a dire, nell'atelier solidale, che è un negozio a tutti gli effetti,
vestiti nuovi. Quando si va a comprare, specialmente in questo periodo, che è il periodo natalizio, delle cose per i nostri figli, ecco, dedichiamo anche un vestito, un paio di scarpe, qualche cosa per l'atelier solidale. E questa è la risposta che daremo, e questa è la risposta che sta dando la città di Paternò. E questo vuol dire che quando veramente c'è una sinergia importante, quando ognuno di noi si tiene per mano per raggiungere i risultati e non si mette insieme per utilizzare l'uno o l'altro, i risultati si ottengono. E di questo io ne sono felice e orgoglioso. Da primo cittadino mi sento veramente orgoglioso per questo importantissimo risultato. Oggi giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato: la violenza sulle donne non smette di essere un'emergenza pubblica e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere. Le donne non cessano di essere oggetto di molestie, vittime di tragedie palesi e di soprusi taciuti perché consumati spesso all'interno delle famiglie o perpetrati da persone conosciute. Molto è stato fatto, molto ancora si deve fare, ha concluso Mattarella. Ogni donna deve sentire le istituzioni vicine. L'acquedotto romano di Catania, questo è il titolo dell'importante incontro tenutosi lo scorso sabato pomeriggio presso la Biblioteca Comunale Giovan Battista Nicolosi di Paternò, con il quale la FIDAPA sezione di Paternò ha inaugurato il proprio anno sociale. Un pensiero particolare è stato rivolto proprio alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sentiamo. La FIDAPA sezione di Paternò lo scorso sabato pomeriggio presso la Biblioteca Comunale Giovan Battista Nicolosi ha inaugurato il proprio anno sociale. Con il coordinamento della neopresidente di sezione, la dottoressa Antonietta Corsaro, si è tenuto un interessante incontro sul tema l'acquedotto romano di Catania. Presenti alla serata, tra gli altri, il primo cittadino di Paternò Nino Naso, il presidente del consiglio comunale Filippo Sambataro e vari esponenti di associazioni e club cittadini. Nell'introduzione dell'argomento, il professor Mimmo Chisari, presidente dell'Associazione Sicilia Antica, sede di Paternò, ha descritto con la consueta passione che lo contraddistingue i miti e le leggende legati alla presenza dell'acqua nel comprensorio paternese, nonché la sua importanza per l'insediamento umano e lo sviluppo fiorente dell'agricoltura. A seguire la dottoressa Laura Maniscalco, dirigente della sezione beni archeologici della soprintendenza ai beni culturali di Catania, ha illustrato l'acquedotto romano di Catania dalla sua scoperta a tutti i lavori effettuati per la sua manutenzione e cura nel tempo e a tutto il lavoro che rimane da svolgere per la sua completa valorizzazione. La nota studiosa si è soffermata in particolare sul tratto di acquedotto che attraversa Paternò e le zone limitrofe. Ha chiuso la serata l'intervento della dottoressa Barbara Cavallaro, archeologa, segretario dell'Associazione Sicilia Antica, sede di Paternò, la quale ha relazionato sulle modalità e strumentazioni tecniche con cui sono state eseguite le ultime rilevazioni dell'acquedotto romano, soprattutto in quei tratti ancora oggi non del tutto visibili. Un lavoro certosino svolto anche con il prezioso e concreto contributo del dottor Giulio Doria, del dottor Emidio Sarpietro e del professor Giuseppe Barbagiovanni. La presidente Antonietta Corsaro ha giustamente lodato l'amore per la Sicilia e la grande professionalità che spinge questi eccellenti studiosi locali a valorizzare le bellezze naturali e storiche di cui è ricca la nostra Valle del Simeto. Inoltre, per ricordare la giornata internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, il professor Carmelo Sant'Angelo ha letto la poesia dal titolo Per tutte le donne di Alda Merini. Ad allietare la serata con un suggestivo legame, archeologia, musica, le bellissime e melodiose note delle violiniste Barbara Cavallaro e Sara Lombardo, giovani promesse paternesi che nel corso dell'evento hanno eseguito diversi brani, tra cui il canone di Pachelbel e l'Ave Maria di Arkadelt. Ad emozionare i presenti sono state anche le esecuzioni degli inni d'Italia e d'Europa e in modo particolare dell'inno della Sicilia dal titolo Madre Terra, opera del cantautore Vincenzo Spampinato. E adesso ci fermiamo per qualche minuto, la nostra informazione tornerà subito dopo.
Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Ener Green Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post-vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Ener Green Power. Da Ener Green Power, offerta di primavera. Per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019, impianto da 3 kW, chiavi in mano, a 3.000 euro più IVA 10%, per un totale, chiavi in mano, tutto incluso, di 3.300 euro. Visto il successo avuto con la promozione dei 3 kW, l'azienda ha deciso di estendere l'offerta proponendo in alternativa un impianto da 6 kW a 6.000 euro più IVA 10%, per un totale di 6.600 euro per installazioni standard. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Ener Green Power, contrada Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Eccoci nuovamente in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. A Paternò, dall'associazione Città Viva, ieri sera è stato consegnato il premio Santa Caterina di Alessandria, giunto alla sua nona edizione. Quest'anno focus sulle donne impegnate nel settore della giustizia, con le relazioni affidate alla presidente dell'associazione forense di Paternò, Maria Grazia Pannitteri, l'avvocato Angela Chimento e il magistrato della procura di Enna, Daniela Rapisarda. A fare gli onori di casa la presidente di Città Viva Grazia Scavo, con l'intervento delle istituzioni politiche, con in testa il sindaco di Paternò Nino Naso e l'assessore alla solidarietà sociale Francesca Kirieleison. Presenti tra gli altri anche il governatore della confraternita di Santa Caterina d'Alessandria, Gaetano Campisano, i comandanti della compagnia carabinieri di Paternò e della compagnia della guardia di finanza di Paternò e le associazioni carabinieri e guardia di finanza. E infine protagonista della serata la premiata di questa nona edizione, il sostituto procuratore del Tribunale di Catania, Marisa Scavo, impegnata soprattutto nel settore dei delitti di genere. Cambiamo argomento, parliamo di scuola. Paternò è eletto questa mattina il baby sindaco metropolitano. Si tratta di Bianca Di Stefano, del terzo circolo didattico. Biblioteca Comunale di Paternò, oggi eletto il baby sindaco metropolitano della città di Paternò. Si tratta di Bianca Di Stefano, studentessa del terzo circolo didattico. Con questa elezione si chiude una prima fase dell'attività legata proprio all'elezione, legata proprio all'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, attività che come ogni anno segue la presidenza del Consiglio Comunale. Intanto circondata dai ragazzi che ritornano nelle loro scuole, sono tutti gli studenti che fanno parte dei diversi consigli comunali dei ragazzi, come detto una prima proprio attività, ora proseguiranno altre attività, si parlerà di cyberbullismo e di altre tematiche importanti proprio per i ragazzi, con delle conferenze poi nelle rispettive scuole. Bianca, sei stata appena nominata baby sindaco di tutte le scuole, quanta emozione? Tanta, cioè sono contenta di rappresentare tutte le scuole, sono contenta di aver meritato la fiducia di tutti i miei compagni e degli altri sindaci. Che cosa vuoi realizzare tra i primi obiettivi tuoi, quali? Allora, quello della raccolta quello della raccolta riciclata, perché abbiamo bisogno di rispettare Paternò. E poi quello là del torneo sottonominato Scrivi come vorresti che fosse la tua città, la Paternò dei nostri sogni, per migliorare la nostra Paternò, la nostra città. Fatu, tu sei di origine senegalese, vieni dalla GB Nicolosi, sei il primo baby sindaco di origine straniera, è anche per te un manto. Certo, sono molto emozionata anche di aver ricevuto la fiducia di tutti i miei compagni e anche all'inizio di quelli che volevano votarmi sindaco metropolitano. Alla fine abbiamo deciso lei, però comunque sono stata felice di aver ricevuto questa fiducia già dall'inizio e anche di poter rappresentare già la mia scuola, già è una cosa molto bella, direi.
tutti i baby sindaci avete espresso questa volontà in tema ambientale. Un invito ai cittadini paternesi, soprattutto a quelli che sporcano, lo vuoi fare? Certo, non inquinare, perché comunque questo è il mondo che dovremmo vivere per sempre, non è solo il mondo che dovremmo vivere noi ma anche quello del futuro, quindi preserviamolo. Mi chiamo Chiara Sant'Angelo e provengo dall'Istituto Mamma Provvidenza. Io per il Paternò, come già ho detto nel mio programma, vorrei installare la cesta delle condivisioni, soprattutto a Natale per la festività, in occasione della festività. Buongiorno a tutti, mi chiamo Ginevra Platania, sono il sindaco dell'Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi e per la città di Paternò vorrei magari una città molto meno inquinata e meno trafficata. Ciao a tutti, mi chiamo Leonardo Schillaci, sono il sindaco dell'Istituto Comprensivo Primo Circolo Didattico. Vorrei cambiare Paternò di una piccola cosa, dell'ambiente, perché ci sono incivili che sporcano ancora il nostro ambiente. Mi presento, mi chiamo Antonino Caponnetto, sono il baby sindaco dell'Istituto Scolastico Giovanni XXIII. Vorrei a Paternò una città più pulita, istituti scolastici più puliti e paesi più forniti ed efficienti. Sindaco, oggi questo importante momento è circondato dai baby sindaci delle scuole, a loro ha ricordato che è una grande responsabilità. Sapete benissimo che con loro mi trovo a mio agio, ho spiegato a tutti loro e ho spiegato anche al baby sindaco che non diventa oggi più importante ma diventa più responsabile, ma devo dire che ho trovato in loro tanto equilibrio e tanta maturità. Hanno fatto dei programmi puntuali e attenti su quelle che sono le problematiche nella nostra città e sono sicuro che insieme riusciremo a fare delle belle cose per la nostra città. Sono delegati dalle loro scuole, non sono proprietari, glielo spiego, così come il sindaco non è proprietario della città ma delegato a gestire la cosa pubblica. Devo dire che le idee ci sono, cercheremo di metterle insieme tutte, da loro arrivano le idee più importanti, bravi. Oggi si conclude la prima parte di questa grande festa della democrazia, questi ragazzi stanno nella pratica imparando quello che normalmente sono i meccanismi democratici delle elezioni, elezioni che oggi si concludono con un'elezione di secondo livello che è quella del sindaco metropolitano. Il programma di quest'anno del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà abbastanza vasto, ampio. Partiamo sempre dalla partecipazione democratica, quindi i ragazzi verranno invitati qualche volta in Consiglio Comunale, ma soprattutto andremo nelle scuole a proporre diversi argomenti, diversi argomenti che abbiamo concordato già insieme ai rappresentanti scolastici, che vanno dalla legalità che è riservata solo nel mese di maggio. Durante tutto l'anno invece faremo incontri per la conoscenza del nostro territorio, porteremo i ragazzi a conoscere non solo i nostri beni architettonici ma anche i nostri beni ambientali. Abbiamo noi 3 geositi di interesse mondiale e voglio che i ragazzi conoscano questi geositi, amino queste nostre cose. Riconoscimento alla memoria vittime del dovere. Questa è la conferenza che si è tenuta questo oggi pomeriggio ad Adrano, organizzata dalla Scuola delle Tre Età e dalla Prologo. Riconoscimento alla memoria vittime del dovere, questa è la conferenza che si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo Bianchi ad Adrano, organizzata dalla Scuola delle Tre Età e dalla Proloco di Adrano. Nell'incontro di oggi sono state ricordate le vittime cadute in servizio, tra cui i carabinieri Angelo Rognoni e Alessandro Trovato, il poliziotto Gerlando Falzone, il vigile del fuoco Giuseppe Tomaselli e i pompieri deceduti in servizio a Catania ed Alessandria. All'incontro presenti autorità civili e militari, il sindaco di Adrano Angelo D'Agate ha portato i saluti dell'amministrazione presenti, ad intervenire anche il commissario di Adrano, il dottor Paolo Leone, il vicecomandante della locale stazione dei carabinieri, il dottor Bruno Mari e Giuseppe Stimoli, capo reparto e distaccamento dei vigili del fuoco di Adrano. Durante l'incontro, che ha visto gli interventi del cavaliere Nicolo Moschitta della Proloco, di Pietro Gaezza della Scuola delle Tre Età e del presidente dell'Associazione dei Carabinieri di Adrano, Giuseppe Russo, sono stati consegnati attestati non solo ai rappresentanti delle forze dell'ordine per il lavoro che svolgono con impegno e dedizione, ma anche ai familiari delle vittime cadute in servizio. Ovviamente durante la conferenza di oggi sono state ricordate anche le donne vittime di violenza. Oggi è una giornata particolare, al di là
del ricordo mondiale della violenza sulle donne, noi abbiamo voluto ricordare anche quelle che sono i caduti del dovere. Persone che nella maniera più assoluta immolano la propria vita per la difesa della Costituzione, delle leggi e per il buon vivere comune della società. Ecco, una conferenza che ha avuto una partecipazione attiva, molto interesse per temi sempre importanti. Avete aperto la conferenza ricordando le tre vittime di Alessandria, i tre vigili del fuoco. Certo, come si fanno a ricordare questi eroi silenziosi del nostro tempo? Questo mi riporta al mio progetto di qualche mese fa, quando abbiamo ricordato appunto i vigili del fuoco, abbiamo fatto una festa, ancora purtroppo non era arrivato ancora l'evento funesto, ma avevamo ricordato l'adranita Tomaselli. E è chiaro che in questi momenti uno accomuna un po' tutte le vittime del dovere. Noi citiamo queste perché sono quelle più vicine a noi, che sono di Adrano, ed è giusto che Adrano venga riconosciuto anche per gli atti di eroismo dei propri cittadini. Interessante conferenza questa sera a Palazzo Bianchi, vittime del dovere, una conferenza in cui avete consegnato tra l'altro attestati ai familiari delle vittime cadute in servizio. È stata una, diciamo, un incontro che abbiamo cercato di creare sinergicamente tra la scuola dell'Eternità e la Proloco di Adrano. E siccome la situazione a noi piaceva, a me piaceva francamente parlare delle vittime nel servizio, perché sono le vittime o gli eroi, non sono solo delle persone di familiari, ma sono della comunità, e quindi un eroe appartiene a tutti quanti noi. Volevamo dare lustro a questa situazione perché era giusto che noi ricordassimo queste persone che hanno perso la vita per renderci veramente liberi da una certa situazione che, se non la democrazia, la perderemmo. E sempre ad Adrano, oggi al via i lavori di consolidamento strutturale della chiesa di San Pietro, chiusa da oltre un anno a causa dei danni subiti a seguito del terremoto. A finanziare i lavori con un importo pari a 340.000 euro è stata la Conferenza Episcopale Italiana. La chiesa riaprirà al culto a luglio del 2020. Dopo l'autorizzazione concessa dal Genio Civile di Catania alcune settimane fa, oggi finalmente sono cominciati i lavori di consolidamento strutturale della chiesa di San Pietro di Adrano, chiusa da oltre un anno per i danni subiti dal terremoto del 6 ottobre del 2018. Stamattina l'area antistante la chiesa è stata recintata, pertanto parte della piazza sta per diventare un grande cantiere. A realizzare l'intervento è una ditta di Maletto che nei prossimi giorni porterà sul posto i materiali per realizzare il ponteggio, una enorme impalcatura che ingabbierà il campanile e i prospetti della chiesa. A finanziare i lavori di messa in sicurezza dell'edificio di culto con un importo di 340.000 euro è stata la Conferenza Episcopale Italiana. L'intervento di consolidamento strutturale comincerà dal campanile e saranno necessari alcuni mesi, poi si procederà con la messa in sicurezza dei tetti. Naturalmente soddisfatto per l'avvio dei lavori il parroco Don Pietro Strano, che potrà riconsegnare la chiesa ai fedeli entro le prossime festività patronali, quindi entro i primi di agosto del 2020, e a indicare la riapertura al culto della chiesa fra 8 mesi, e anche un cartello affisso dalla ditta accanto all'ingresso principale dell'edificio religioso, in cui è previsto che i lavori dovranno essere ultimati entro il 21 luglio del 2020. Questo era l'ultimo dei nostri servizi, si conclude così l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Come sempre, per tutti gli aggiornamenti vi do appuntamento alla prossima edizione, ovvero quella di domani alle ore 13:30. A tutti voi una buona serata.